30 marzo verrà inaugurato questo a Catania, il 16 marzo se ne augura un'altra ancora e per la prima volta, visto che noi abbiamo subito Eurospin, Ocean, Carrefour, verrà aperta Udine, un supermercato Compra Sud. Guardate che signore, quando mi chiamarono da Panorama e mi dissero: ma come mai, voi pensate, vero che a voi pensate di aprire supermercati senza Coca-Cola, senza Il, Lavazza? Cioè, tutto sì, anzi ci ho aggiunto, ci avete a dare comando. Dice no, dice lo diciamo perché c'è sempre un neoprotezionismo, cioè, se no, cioè, al massimo si chiama legittima difesa. Dice perché? Cioè, se si chiama legittima difesa, ci ho detto perché nel sud ci sono 19.800 compra nord, quindi noi pensiamo intanto da prendere almeno uno compra sud. Dice perché compra nord non esiste? Cioè, no, esiste perché si chiama, sono tutti compra nord, però si chiama Conad, Sisa, Crai, Carrefour. Dice allora abbiamo capito, di questa cosa ne hanno parlato solo 24 ore a Fare Finanza, è uscito sui giornali e mi hanno fatto un'intervista in Rai, cioè ci sono state, io ormai quando noi guardiamo apriamo 30 supermercati, apriamo, benissimo, quando abbiamo inaugurato questo supermercato a Catania, ne hanno parlato i giornali a chiare pagine dicendo nasce il primo supermercato del sud a Catania, c'erano più di 500 persone. Non c'era un sicilianista, uno, e io ho sentito sempre una persona che poi posso dire pure nome e cognome, che in una intervista su Tele Ionica dopo circa 4 mesi sa cosa ha detto? Ci vorrebbe però che si consumi di più i nostri prodotti. E allora con questo cosa voglio dire? Voglio dire riflettiamo, mi sei, riflettiamo, aggiungo un ultimo dato e chiudo. Sull'ottimismo di non so chi l'ha detto, forse lui che ha detto il sud, come mai nel sud non nasce eccetera, io ho visto e vi posso portare copia perché poi mi sono fatto le fotocopie, l'attuale ministro Rotondi di C per l'autonomie ha commissionato 2 anni fa un sondaggio, una ricerca di mercato che gli ha fatto l'Eurisco, è un malloppo di questa portata. E questo sondaggio che è stato fatto, lui fra l'altro credo che sia di Napoli, non so, lui è stato commissionato, fra l'altro sto malloppo è finito anche nelle mani di Lombardo, questo ve lo dico perché lo so, dove il contesto era se nascesse un soggetto politico meridionale, quindi rappresentativo della popolazione del sud, un po' speculare alla Lega al nord, e lo votereste, non lo votereste, e poi chi lo voterebbe, chi lo vota perché lo vota, chi non lo vota perché non lo vota, quali sono le resistenze latenti, quali sono. Benissimo, non vi dico nulla del sondaggio perché ci sono tutti i target legati ai socioeconomici. Benissimo, al sud il risultato era quasi il 40%, cioè in pratica un soggetto politico con questa caratteristica era del 39,8%, dove quando abbassavi il target di età arrivava anche al 50%, anche, quindi diciamo l'intenzione, non solo, quando poi si è andato a vedere se era più il centrodestra, cioè la gente che aveva votato nelle precedenti elezioni centrodestra, quanti erano disponibili pur essendo iscritti all'Alleanza Nazionale, bene, il 75%, lo so, hai ragione, mi sembra male interrompere, però ho fatto capire che ci dovremmo lamentare, assolutamente, hai ragione, purtroppo però ciascuno di noi bisogna che si limiti un po'.